MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna, 10-25 ottobre 2008. Emergenze creative, rifiuti, acqua ed energia nell'arte contemporanea internazionale. A cura di Maria Livia Brunelli e Silvia Cirelli, con la collaborazione di Benedetta Bodo. L'idea di una mostra d'arte su tematiche ambientali, rifiuti, acqua ed energia, nasce come evento collaterale al progetto Rifiuti, Acqua, Energia, Sviluppo Locale e Valorizzazione Economica, Ravenna 2008, organizzato dal laboratorio Labelab. Ad accogliere lo spettatore sono le installazioni luminose di Giancarlo Scagnolari e Anita Rubicu, spettatori nella loro immersione silenziosa della penombra, incentrate sul tema dell'energia elettrica. Lo spazio, anche noi che siamo qui, i riflessi, tutto passano attraverso questi alveoli e ritornano indietro, diciamo, con un circolo continuo, perché non c'è un elemento chiuso in questo lavoro. L'opera di Stefano Bombardieri riproduce le classiche tabelle utilizzate per la misurazione della vista, che però, accostate, compongono la parola help, trasformando la parola in una richiesta di aiuto urlata. Per quanto riguarda il tema dei rifiuti, il video dell'ecuadoriana Maria Rosa Guillón mostra la difficile quotidianità degli abitanti di un quartiere colombiano che, grazie alla discarica municipale ed al recupero di materiali riciclabili, ora ha una propria economia sostenuta dall'immondizia. E l'abbiamo girato in un quartiere di Medellín che è popolato da persone che sono arrivate da tutto il paese per la guerra, eccetera. Le foto della celebre artista cinese Xin Dan Wen denunciano invece la terribile realtà di una discarica di materiale elettronico che viene smistato ogni giorno da bambini e adulti privi delle necessarie protezioni, mentre nei collage della croata Lara Usic il riciclaggio di materiali eterogenei, reperti di memorie rubate, è interpretabile come metafora della multiculturalità del popolo balcanico. Della memoria importante di quello che succede nell'attimo delle elezioni, dove viene promesso di tutto e di più e nulla viene mantenuto, ovviamente. Il tema dell'acqua è affrontato con grande lirismo dal toccante video di Chen Quilin, dove la costante e violenta cancellazione di memorie collettive viene simboleggiata da una coppia di attori dell'opera cinese che si muove spaesata fra le rovine di una Cina instancabilmente in costruzione. Le fotografie dell'artista indiano Atul Balla sottolineano poi il valore positivo, religioso e culturale dell'acqua come elemento di purificazione nella tradizione indiana, mentre in quello dello svizzero Saul Zanolari, un'inquietante bambina rinchiusa in una lavatrice grida la sua disperazione,
come ad ammonire circa la responsabilità morale che ha l'uomo nei confronti dell'ambiente. Infine, la rarefatta videoinstallazione di Maurizio Camerani mostra un tentativo di sopravvivenza dell'uomo sott'acqua. Oggi la necessità di trovare modi differenti di vivere e di sopravvivere credo che sia un tema molto contemporaneo, per questo motivo abbiamo collocato in questa mostra. Testimoni di differenti background culturali, gli artisti in mostra, di levatura internazionale provenienti da diverse realtà geografiche, hanno dato voce al tema della sostenibilità ambientale, affrontando attraverso diversi mezzi espressivi le tematiche energia, rifiuti e acqua.